Carlo! Niccolò! Camerini e alberghi vengono presi d'assalto dai suoi fan. Il poeta maledetto del violino, il sublime autore dei 24 capricci per violino solo, muore a Nizza per una grave tubercolosi il 27 maggio del 1840, lontano dalla sua amata Genova. Il vescovo di Nizza ne vieta la sepoltura in terra consacrata per la sua fama di eretico. Il suo corpo verrà imbalsamato. Paganini è stato sicuramente il più importante violinista dell'Ottocento, una leggenda la sua alimentata anche da una vita irregolare fatta di eccessi e dalla sua figura, alto, magro, occhi accesi, sguardo penetrante, naso adunco, dita lunghissime, uomo misterioso, molto legato a questa sua città. L'arte e la bellezza possono creare incantesimi. Se la musica di Paganini sembra provenire da un altro mondo, anche chi varca i cancelli di Villa Durazzo Pallavicini, una delle meraviglie di Genova, è come trasportato in un'altra dimensione. Il suo parco esoterico, esempio tra i più suggestivi di giardino storico romantico italiano, alla fine dell'Ottocento era visitato ogni anno da 25.000 persone. A realizzarlo fu Michele Canzio, scenografo del Teatro Carlo Felice di Genova, per conto del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. I lavori, cominciati nel 1840, durarono 6 anni. Il risultato è un originalissimo itinerario teatrale che utilizza come artifici scenografici vegetazione, giochi d'acqua e camminamenti sotterranei. Il visitatore si immerge in un vero e proprio viaggio esistenziale che, attraverso la contemplazione della natura, lo invita a una nuova consapevolezza di sé e del mondo. Una tappa importante è la discesa nelle grotte degli Inferi, dove un filo di luce proveniente dall'alto rivela le volte e le pareti coperte di stalattiti e stalagmiti. Da qui il percorso risale verso il paradiso empireo nella cornice del Lago Grande. Il parco esoterico nel 2017 è stato votato parco pubblico più bello d'Italia. Bellezza e mistero appartengono anche a un'altra figlia di questa città, un personaggio enigmatico entrato nell'immaginario degli italiani. Proveremo a raccontare, per quanto si può, la vita di Anna Moana Rosa Pozzi, diva del porno cresciuta a Genova, che fu spettro gentile del piacere immaginario, come si disse, per milioni di italiani. Personaggio enigmatico Moana, mostra una specie di schizofrenia dei sentimenti, è capace di esibizioni oltraggiose, ma anche amante di Kundera, Moravia, Edgar Allan Poe, La Jursenar. Confessa di tenere la Bibbia sul comodino e quando arriva una denuncia per atti osceni dichiara: l'oscenità è sublime. In un'Italia che solo nel 1981 ha abolito la vergogna del delitto d'onore, sembra incredibile oggi, abituata a dividere le donne in sante e puttane, la novità di una ragazza bella, colta, che usa consapevolmente il suo corpo è dirompente. Anna Moana Rosa Pozzi nasce a Prapalmaro, quartiere sul mare nel ponente di Genova, il 27 aprile 1961. È di buona famiglia. Il padre è un ingegnere nucleare e la madre è casalinga. Frequenta le scuole delle suore orsoline alle elementari e si diploma al liceo dei padri Scolopi. Nel 1979 parte per Roma. Vuole lavorare nello spettacolo.
Io penso che ognuno debba vivere la sua vita e quindi non mi sono sentita di sacrificare la mia per i miei genitori. Ho sperato che avrebbero accettato prima o poi, come è successo, perché quando ci si ama in una famiglia non è che ci si chiudono le porte in faccia così semplicemente perché uno decide di fare un lavoro un po' folle, un po' bizzarro come quello che ho deciso di fare io. Inizia a fare la modella di nudo per pittori e scultori. E fratello Iotti, ci sono una serie di similitudini. Aurelio! Lei è entrata in politica a 26 anni, tu a 31. 30 ne hai. Vabbè, comunque poco ci manca. Poi lei è stata con un grande uomo della sinistra, Palmiro Togliatti, e tu con un segretario. Alto, pelato, decisionista, anche lui di sinistra. Ma chi ti ha detto queste cose? Io ho letto il tuo libro, anzi poi vorrei... Non c'erano queste indicazioni fisiche, Questo lo stai dicendo tu. È il 1981. Bella figura, proprio l'ultima puntata. Direttore, sì? Cioè signor Leonardi, sì. La vogliono al piano bar. Al piano bar? Sì. E adesso che vogliono? Vado, vado subito, sì. Inizia la sua carriera nel mondo televisivo. Fa la presentatrice insieme a Bobby Solo in una trasmissione per bambini che va in onda il sabato pomeriggio, Tip Tap Club. Nel 1982 gira il suo primo film pornografico, Valentina, ragazza in calore. Anche se sotto pseudonimo Linda Everett, viene riconosciuta e costretta a lasciare la televisione da un'interpellanza di Feder Casalinghe. Moana tira dritto per la sua strada, compare nuda in Borotalco di Carlo Verdone accanto al mitico Manuel Fantoni e nel 1985 fa una comparsata in Ginger e Fred di Fellini. Olivo, non c'è nessun treno, ma domani mattina fateci un pensierino. L'anno dopo entra nell'agenzia Diva Futura dell'ex paparazzo Riccardo Schicchi, dando scandalo in uno spettacolo dal vivo al Teatro delle Muse di Roma, dove gli spettatori, in un'inedita rottura della quarta parete, sono invitati sul palco a partecipare. Segue un processo per atti osceni in luogo pubblico e oltraggio al comune senso del pudore, che diventa subito show. Se uno non fa del male a nessuno, deve fare della sua vita ciò che vuole, perché il mio lavoro, il mio modo di vivere a molte persone porta gioia, porta felicità. La parola Moana in polinesiano significa, sentite un po', il punto in cui il mare è più profondo, niente meno. Difficile anche per chi la conosceva capire che cosa agitasse nel profondo una ragazza, perché qualcosa c'era sicuramente, una ragazza, dicevo, all'apparenza così tranquilla. La famiglia Pozzi è a casa a Lerma, in provincia di Alessandria. Quando nel cinemino di Ovada, a pochi chilometri di distanza, viene proiettato il primo film porno di Moana, la sala è presa d'assalto. L'hanno riconosciuta tutti. Moana pare vivere liberamente le sue trasgressioni, è candida, ironica, dirò di più, appare come distante da sé. Dirà: per me la donna oggetto è la casalinga che lava, cuce, stira e cucina per la famiglia. I woke up this morning with the sun down. Moana, santa e peccatrice, diventa anche un personaggio televisivo. So che Moana Pozzi che ha nella sua borsetta una tetta di scorta, è vero? Non una, due. Due. Stupisce tutti per il suo candore, le sue risposte intelligenti e ironiche e la sua serietà. Hai studiato recitazione, sì. Hai studiato danza, sì. Poi hai fatto proprio tutta un'altra cosa, cioè tutto quello che hai studiato hai detto, vabbè, impara l'arte e mettila da parte. Perché? Perché volevo fare una cosa pazza. Anche prenderla in giro, farne una parodia è difficile, perché non ha particolari tic e non è mai sopra le righe. Serve una satira concettuale, sofisticata. Ci riesce Sabina Guzzanti, che insiste proprio sulla Moana seriosa, maestrina di educazione sessuale. Io avevo detto di fare la ricerchina sui preservativi e bravo che l'hai portati, però perché devi essere sempre così sciatto? Si può sapere? Nel 1987 Moana viene chiamata in televisione a Rai 3 con Fabio Fazio per la seconda edizione di Jeans.
Posso dire almeno il numero che devono chiamare? No, 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 non può dirlo. Ora glielo dico. Lo so, l'avrei detto da solo. Non puoi dirlo. Non puoi dirlo. Non puoi dire niente, non puoi dire niente, niente. Ma scusi, dottore, perché non mi lascia parlare? Io volevo soltanto conoscere i miei fans, salutarli, dirgli ciao Moana. Un nuovo esposto di Feder Casalinghe la costringe però al ritiro. Antonio Ricci la vuole su Italia 1 per Matrioska. Dovrà esibirsi nuda, ma Silvio Berlusconi blocca tutto a 4 ore dalla diretta. Nel 1992, in piena Tangentopoli, Moana si presenta alle elezioni con il Partito dell'Amore e prende 22.409 voti. Come gestirebbe la macchina amministrativa? Ma sarei inflessibile, io sarei un controllore spaventoso, ecco. Mi occuperei di controllare principalmente che ogni persona faccia il suo dovere e poi punire durissimamente chi sbaglia. Muore il 15 settembre 1994 in una clinica di Lione per un tumore al fegato. Ha appena 33 anni. Vorrei non morire mai perché mi piace la vita, mi piace vivere e sono dispiaciutissima l'idea di dover abbandonare, che ne so, la natura che amo tanto, il mare e i miei oggetti. Vabbè, ma è giovanissima, persone... quindi avrà una vita lunghissima, molto tempo. Non è matematico ancora. Questo, io sono una persona molto terrena e so che tutto può finire da un momento all'altro e quindi vorrei stare per sempre sulla terra perché io amo stare sulla terra, sono felice qui. I miei occhi che t'amavano tanto. Dio mio, non riconosco più il mio corpo che amavo tanto. Confida alla famiglia Moana quando chiede di essere cremata. A 27 anni dalla morte, la sua figura è ancora presente nell'immaginario di chi vive in Italia, un paese, come lei stessa ebbe a dire con amara malinconia, un paese dove tutto è vietato, ma si può fare ogni cosa. Questa vena dove il sorriso sconfina, si tinge di malinconia, la ritroviamo nella comicità di un grande amico di Moana, Paolo Villaggio, anche lui genovese. La sua storia infatti comincia in un borgo di pescatori. Alla fine della passeggiata di Corso Italia, nel quartiere di Albaro, a Genova, ci si imbatte improvvisamente in un pugno di case colorate che si affacciano sul mare. È Bocca d'Asse, un antico borgo di pescatori dove la città sembra già riviera. Secondo la leggenda, i primi ad approdare su questa spiaggetta di sassi sarebbero stati alcuni marinai spagnoli in cerca di riparo durante una terribile tempesta. Il nome Bocca d'Asse deriva probabilmente dalla forma della baia, a bocca d'asino, bocca d'ase nel dialetto genovese. Il fascino del luogo ne fa uno dei più iconici e amati di Genova. Qui il tempo sembra essersi fermato. Panni stesi, odore di salsedine, anziani pescatori con i loro gozzi e le caratteristiche creuse, le ripide salite pedonali in mattoni rossi che si arrampicano tra mare e cielo. È il mio paradiso. Così diceva di Bocca d'Asse un genovese celebre, Paolo Villaggio, che una sera d'estate del 1951, a 18 anni, incontrò tra questi scogli Maura, la donna della sua vita.